E stasera Lino Juventus torna antipatico, perché Lino Juventus, quando dice la verità, quando ha detto che l'Inter a Barcellona ha fatto una bella partita, era simpatico, stasera automaticamente torna in antipatico. Perché? Torna in antipatico perché bisogna dire le cose come stanno. Penso che quello che è successo stasera a Firenze, insomma, è un ennesimo episodio vergognoso, guarda caso sempre a favore dell'Inter e mai a sfavore. Cioè io posso capire gli errori e le cose, diciamo, le cose strane tra parentesi, se ogni tanto vanno pure contro all'Inter, cioè, va a fanculo, oggi va subito contro. No, il problema è che vanno sempre a favore. Giustamente possiamo dare l'espulsione a Di Marco a 2 giornate da Juventus-Inter, possiamo andare a annullare un gol al 95esimo cazzo è stato quando c'è una trattenuta di Dzeko sul difensore della Fiorentina, su Milenkovic, sono tante cose. Perché gli episodi strani a voi sempre a favore e mai contro? Dici Lino, tu sei troppo pensi male, io non è che penso male, però le cose sono davanti agli occhi di tutti. Penso che l'espulsione di Di Marco, non data, sia una cosa vergognosa. Penso che il gol fatto dall'Inter andava rivisto al VAR perché Dzeko fa la trattenuta, quindi veramente ragazzi, tanti episodi. Ripeto, da quando hanno installato la VAR si vedono un sacco di episodi e guarda caso, sempre a favore loro e mai contro. Quindi ragazzi, penso che anche stasera abbiamo assistito a uno scempio di partita, ma non perché anzi è stata anche una bella partita con battute a destra e a sinistra, abbiamo visto 7 gol, però vergognoso, vergognoso per come è arrivata, perché allora, a me non mi interessa, tanto io ripeto, la Juventus, se mio padre, se la Juventus continua a carburare, inizia a fare dei risultati utili, di fila. A me la vittoria dell'Inter oggi, diciamo, non interessa proprio niente, però vedere episodi come oggi, sempre a favore e mai contro, un po' fa pensare. Quindi, ragazzi, che vi devo dire? Stasera, se devo dire l'Inter ha meritato la vittoria, no. Perché? Ma non perché ha giocato male, perché, anzi, ripeto, è stata una bella partita, il pareggio sarebbe stato più giusto. A Fiorentina poi seppure si è divorato qualche cosa davanti alla porta, però vedere quegli episodi là, sempre a favore, mai contro. Io la malafede ce l'ho. Poi ripeto, pareri personali. Detto questo, una buonanotte e sempre fino alla fine. Togliete la VAR, abbiamo capito cosa hanno messo a fare la VAR. Vorrei vedere se il commisso stasera si va a lamentare negli spogliatoi o se il report o le Iene andranno a cercare l'audio del 4-3 dell'Inter. Un abbraccio.